Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina. Siamo qui come ogni giorno con la nostra rassegna stampa. Leggeremo le notizie dai principali quotidiani e siti di informazione abruzzesi. E poi nella seconda parte, nel nostro talk show consueto del sabato, ovviamente approfondiremo i temi sportivi, i temi che ci proiettano a questo fine settimana, incentrandoci soprattutto sul calcio, visto che siamo alle battute finali, siamo nel rush finale, nel mese decisivo dei vari campionati, e dunque le gare iniziano a farsi pesanti, importanti. Affronteremo tutti quanti questi temi, come al solito, insieme a Diego Di Felice Antonio. Prima però, come detto, iniziamo con la rassegna stampa e partiamo dalla prima pagina del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere insieme qual è l'apertura. Il titolo si riferisce alla cronaca giudiziaria. Gli ex vertici ASL assolti in appello. Uso dell'auto blu e caso Roby Marga. Pene annullate per Varrassi, Antelli e Ambrosi. Parliamo degli ex vertici, appunto, della ASL di Teramo. Andiamo a vedere poi le altre notizie, sempre sulla prima pagina del Centro. La fotonotizia racconta l'incontro che si è tenuto ieri presso l'ITI Alessandrini di Teramo, un convegno organizzato proprio dal Centro con la presenza del procuratore generale della Repubblica di Teramo, Antonio Guerriero, che ha detto: sportelli antiviolenza nei supermercati. Questa è la proposta lanciata da Guerriero proprio nel convegno in cui si è parlato di violenza di genere. Le altre notizie sempre dalla prima pagina del Centro, nelle cronache di spalla, colonna di sinistra, il delitto della pittrice Renata Rapposelli. Ci sono novità per quanto riguardano il figlio Simone Santoleri, che cambia carcere per motivi di sicurezza. È stato trasferito dal carcere teramano di Castrogno a quello di Lanciano. Poi la politica, perché si continua a discutere a Teramo in vista delle prossime elezioni comunali, e si discute in questo caso soprattutto all'interno del Partito Democratico, con il gruppo teramano che spinge per una convergenza sul candidato sindaco Gianguido D'Alberto. Infine una notizia, o almeno un richiamo in prima pagina sulla cronaca: Corropoli, inquinamento, sigilli ad una fabbrica cinese. Prima di approfondire le pagine interne del quotidiano Il Centro, ci spostiamo momentaneamente sulla prima pagina del quotidiano La Città, così vediamo anche le scelte del quotidiano teramano. Apertura identica che riguarda la giudiziaria: ribaltata la sentenza sulla ASL, auto blu e promozione facile, in appello assolti manager Varrassi, Ambrosi e Antelli. In questo caso invece la fotonotizia è più su una curiosità, cioè questa trovata ideata da una tabaccheria di Teramo con le spille antistress, così sono definite, ideate per, come dire, difendersi dalla campagna elettorale. Infatti sono spille su cui c'è scritto, come vedete, "non sono candidato" oppure "non chiedermi il voto ma rimaniamo amici". Dunque trovata davvero simpatica, quasi goliardica, di questo tabaccaio di Teramo. Le altre notizie invece sempre dalla prima pagina della Città: la cronaca, Castelnuovo Vomano, operaio cade dal tetto della Gelco, è grave. Mentre a Notaresco invece un ragazzino in bici è stato investito da una moto, trasferito d'urgenza in ospedale. E poi anche la Città riporta la notizia del trasferimento di Simone Santoleri dal carcere di Teramo a quello di Lanciano. Poi sempre cronaca, nel taglio basso, da Martinsicuro marinaio si spacciava per capitano, in casa aveva anfore antiche e armi illegali. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città. Adesso un passo indietro, ritorniamo sul Centro e sfogliamo le pagine interne del quotidiano regionale con la notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio alla Brigata Maiella. Il Capo dello Stato sarà a Taranta Peligna per il 75° anniversario della Liberazione. Visiterà dunque, appunto, il Sacrario di Taranta Peligna dedicato ai caduti della Brigata Maiella, quindi l'annuncio ufficiale della visita, appunto, di Sergio Mattarella in Abruzzo. Andiamo avanti adesso, andiamo proprio alla cronaca regionale dal quotidiano Il Centro, e si parla dei fondi del Masterplan, perché ci sono state
Ieri sono stati degli annunci in conferenza stampa da parte del governatore D'Alfonso, altri 2 milioni per aiutare la zona di Passo Lanciano, fondi che saranno investiti per realizzare il sistema fognario del bacino turistico della Maiella, ma oltre a questi interventi è stato firmato anche il finanziamento per il recupero dell'ex casa parrocchiale di Scerne di Pineto. Proseguiamo e siamo alle pagine dedicate a Teramo, la cronaca di Teramo, la sentenza d'appello. Auto Blu e caso Roby Marga, assolto l'ex manager della ASL Varrassi. I giudici aquilani cancellano la pena di 3 anni e 2 mesi inflitta in primo grado dal Tribunale di Teramo. Il fatto non sussiste anche per gli ex direttori Antelli, che era direttore sanitario, e Lucio Ambrosi, che invece era direttore amministrativo. Resta invece la condanna per l'autista. Ci sono anche le reazioni con queste dichiarazioni dello stesso Varrassi, che dice: non mi sono mai sentito una vittima, ho avuto fiducia nella giustizia, ho capito anche che non ero all'altezza di quel ruolo. Le altre notizie, parliamo adesso di politica con questo articolo del Centro verso le elezioni comunali a Teramo. I teramani del PD vogliono D'Alberto, appello al partito per schierarsi con l'alleanza civica dell'ex capogruppo, ma la dirigenza insiste, referendum con Cavallari. Insomma, ci sono ancora anime divise all'interno del Partito Democratico per la scelta definitiva su come muoversi in vista delle elezioni amministrative. A proposito degli altri schieramenti e degli altri candidati, da oggi fino a sabato 5 maggio ci sarà un gazebo di Alberto Covelli in Piazza Martiri, Covelli che è candidato sindaco per le liste civiche popolari con Teramo e Abruzzo Insieme. Sul fronte centrodestra invece si registra ancora uno stallo in attesa della decisione definitiva sul nome del candidato sindaco. Intanto Fratelli d'Italia gela gli accordi con gli alleati in provincia proprio in attesa della decisione definitiva sull'appoggio eventuale a Giandonato Morra, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, come candidato sindaco a Teramo. Voltiamo pagina, continuiamo ancora a leggere le notizie del centro. Camera di Commercio, lanciati 3 bandi per aiutare il turismo, abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti bancari per le imprese, contributi ai gruppi di turisti in bassa stagione e più promozione. Queste le strategie della Camera di Commercio. Eccoci invece alla pagina dedicata al convegno organizzato proprio dal centro a Liti Alessandrini, sportelli antiviolenza nei supermercati. La proposta arriva dal procuratore Guerriero ed è stata accolta con favore dall'amministratore delegato del Conad Adriatico. Il magistrato ha posto anche l'accento sulla tutela delle donne vittime dei reati di genere. Il prefetto Graziella Patrizzi invece ha annunciato un protocollo sulla legalità con forze dell'ordine e scuole. Nel taglio basso si parla della Team, la società che gestisce la raccolta differenziata a Teramo, nuovi mezzi per i rifiuti. La dirigenza accoglie la richiesta dei sindacati per alleggerire i turni di raccolta. La cronaca, dissidi in carcere, trasferito Santoleri, Simone portato nel penitenziario di Lanciano per motivi di sicurezza. Alla base ci sarebbero dissapori con altri detenuti. Simone Santoleri insieme al padre Giuseppe è detenuto sull'inchiesta, insomma, per la morte della pittrice Renata Rapposelli, madre appunto di Simone, ex moglie di Giuseppe. Altra cronaca nel taglio alto, moto contro bici a Notaresco, ferito un ragazzino di 13 anni che è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Teramo. Poi invece si sfonda il tetto, precipita un operaio, infortunio sul lavoro in un capannone a Castelnuovo, l'uomo è grave ma non in pericolo di vita. E invece nel taglio basso, infine, accusato di maltrattamenti, assolto. Il giovane teramano era finito in carcere dopo la denuncia della convivente. Per il giudice il fatto non sussiste. L'avvocato di parte civile Vania Della Vigna dichiara ingiustizia nei confronti di una donna. Dalla Val Vibrata, sequestrata una fabbrica cinese a Corropoli, i titolari dell'azienda tessile avrebbero violato le norme sulle emissioni inquinanti. La finanza denuncia 2 persone.
Si avvicina il ritorno in paese, nel centro di Civitella della Casa Civica, del municipio. Infatti aggiudicati i lavori di adeguamento dell'ex scuola materna, a inizio estate sarà sede comunale. Sempre da Civitella, in taglio basso, si parla della viabilità. A Villa Passo, scongiurato il senso unico sulla statale 81, l'ANAS raccoglie le istanze di residenti e sindaco. Si potrà svoltare verso la frazione statale, verso la riapertura, ma si dovrà realizzare un corridoio. Continuiamo a sfogliare ancora le pagine del quotidiano Il Centro e siamo a Martinsicuro. Prostituzione pagata una sola multa su 15 è l'effetto prodotto in un anno dall'ordinanza che vieta l'adescamento e la contrattazione in strada. Il sindaco Vagnoni però ripropone il provvedimento con 500 euro di ammenda a carico di prostitute e clienti. Ancora fermento dall'Alba Adriatica in vista delle amministrative, l'ora degli incontri decisivi, il centrodestra alla resa dei conti sul candidato e nel PD c'è chi si dissocia dall'ipotesi Casciotti. La pagina di Giulia Nova, l'ex casa cantoniera ANAS passa alla protezione civile, approvata la delibera della giunta, l'edificio sull'Adriatica diventa la sede del COC e dell'associazione dei volontari che viene elevata a rango di gruppo comunale. Sempre da Giulianova, oggi l'ordinazione a prete del sacerdote Amani Kambale Muonghia, proveniente dal Congo, e il vescovo Leuzzi lo ordina sacerdote nel monastero dei Benedettini. Taglio basso, sempre da Giulianova però si parla di politica. Vasanella, il centrodestra diviso non va da nessuna parte, il coordinatore di Fratelli d'Italia replica a Retco e Mastrilli. Ci portiamo adesso sulla pagina di Roseto, servizi ai disabili più costosi, scatta la protesta delle famiglie. Una madre, Patricia Corradi, denuncia: per l'assistenza domiciliare spendo meno dei privati. L'assessore al sociale Di Bartolomeo replica: per i casi più gravi il comune può prevedere dei contributi. Altro articolo sempre da Roseto, progetto Uomo da 25 anni contro la droga, un libro e altre iniziative per l'anniversario del centro di ascolto che si ispira al modello di Don Picchi. Politica invece da Silvi, altro centro del Teramano dove si tornerà a votare il prossimo 10 giugno, l'Amazzone dice no a Forza Italia. Il partito la indica come candidato sindaco di centrodestra, ma lei si tira indietro. Ci sono giovani che possono vincere. Dalla vicina Pineto invece, respinta la petizione sulla pista ciclabile. Il comune non l'ammette per carenze formali e l'opposizione attacca, ignorata la volontà di 800 persone. Infine, nel taglio basso, affidata al consorzio la gestione della MP del Cerrano, il decreto ufficiale arriva dal Ministero dell'Ambiente. È tutto per le pagine del centro dedicate alla provincia di Teramo. Andiamo direttamente adesso ad occuparci di sport, andiamo sulla pagina sportiva del quotidiano Il Centro e parliamo subito di Serie C con l'articolo dedicato al Teramo alla vigilia della trasferta di domani al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Palladini è tentato dal ritorno al 3-5-2 e blinda il Teramo. Allenamenti a porte chiuse alla vigilia del quasi derby, sfida comunque sentitissima dalle due tifoserie. Parla Gondò, che abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi nel corso dei notiziari di Super J. Mi aspettavo di più a livello personale. L'attaccante arrivato a gennaio ancora a secco di gol in maglia biancorossa. Nel taglio basso invece si parla della Serie B, finale di stagione ricco di suspense perché nel girone F ben 5 abruzzesi sono ancora in corsa per i playoff. Invece nel campionato di eccellenza il Giulianova prepara la festa che potrebbe arrivare domani nel match casalingo contro il Montorio. In caso di vittoria dei giallorossi sarà promozione matematica in Serie D. Chiudiamo con l'ultima pagina dedicata allo sport, sempre dal quotidiano Il Centro. Si parla di basket, Serie A2 a Roseto. Il mirino è già puntato sui playout e infatti sarà schierata la linea verde contro Treviso, match di domani, l'ultimo in casa
della regular season. L'obiettivo è quello di preservare i titolari in vista degli spareggi e la società punta al premio legato agli under previsto dalla federazione. Chiudiamo con la palla a mano. In Serie A1 scattano le sfide dirette, gli scontri diretti della pool playout permanenza. Via alla scalata salvezza per la Lions Teramo, la squadra di Fonti in trasferta contro gli Alto Atesini dell'Eppan, squadra di Bolzano. È tutto per quanto riguarda il centro, adesso torniamo invece sul quotidiano La Città. Abbiamo già visto prima insieme le notizie di prima pagina, andiamo subito all'interno con la pagina regionale. Si parla della restituzione, tanto contestata restituzione delle tasse sospese per il sisma del 2009, proroga di 120 giorni concessa dal Consiglio dei Ministri attraverso un decreto per cercare di prendere tempo sulla richiesta dell'Europa per gli sgravi fiscali. L'annuncio è arrivato dal commissario alla ricostruzione De Micheli durante una visita con Gentiloni a Muccia nel Maceratese. Parlano anche il vicepresidente della regione Giovanni Lolli e il sindaco dell'Aquila Biondi e dicono la partita è ancora tutta da giocare, attendiamo il giudizio del TAR e le risposte alla missiva inviata all'Europa. Gli sgravi fiscali non sono aiuto di Stato, questa terra non merita un terremoto fiscale, un concetto che ribadiremo con forza nella manifestazione di lunedì. Andiamo avanti e siamo alle pagine di Teramo, il primo piano dedicato al giudizio d'appello, alla sentenza che ha ribaltato quella in primo grado sui vertici della ASL, Auto Blu e Promozione Facile, assolti i manager Giustino Varrassi, Lucio Ambrosi e Camillo Antelli. Resta invece la condanna in primo grado ad un anno per l'autista del direttore generale, il suo ricorso dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo. Ancora con le pagine del quotidiano La Città, saltano la chemio per andarsene a Loreto, 40 pazienti di oncologia del Mazzini, protagonisti dell'iniziativa voluta dall'associazione Genius Loci, dunque per una giornata insieme, pazienti e medici al santuario di Loreto. Politica. Ecco la pagina dedicata, o meglio le pagine, perché poi vedremo che ci sono anche altri articoli dedicati alle amministrative teramane. C'è il reddito civico nel programma dei 5 Stelle, assegni per aumentare il reddito per uscire dalla soglia di povertà, ma solo dopo aver risanato le casse comunali. Sono 10 punti sintetici del programma del candidato sindaco Rocchetti per quanto riguarda i 5 Stelle. E invece la situazione in casa PD, ancora sospesa tra le primarie o la convergenza su Cavallari. Ultimo tentativo con D'Alberto per l'unità, la parola poi passerà agli iscritti in assemblea la prossima settimana. E a proposito di D'Alberto c'è l'appello della vecchia guardia che invita il PD a puntare appunto su Gianguido D'Alberto, un appello che ieri è stato diffuso dagli iscritti ed elettori del PD che però fanno parte del comitato promotore della candidatura di Gianguido D'Alberto. Dunque ancora come dire, confusione e attesa per la decisione nello schieramento di centro-sinistra. Poi questa notizia che avevamo già anticipato e letto in prima pagina, ecco come difendersi dai politici a caccia di voti. Tabaccaio teramano, lo vedete in foto, Luca Boschi lancia un set di spille per evitare incomprensioni in campagna elettorale e restare comunque amici. Questi gli slogan delle spille: non sono candidato ma ti saluto gratis e non chiedermi il voto ma rimaniamo amici. Insomma, una trovata simpatica proprio in questi tempi di campagna elettorale. Proseguiamo con le altre pagine, sempre rimaniamo sul quotidiano La Città, siamo alla cronaca dalla provincia, operaio precipita dal tetto della Gelco, il dipendente di una ditta esterna ricoverato in gravissime condizioni dopo un volo di 4 metri, si tratta di un trentenne di Sildi Marina impegnato in alcuni lavori di manutenzione nello stabilimento. Sempre cronaca, assolto dopo l'arresto e il processo per maltrattamenti. Trentenne della Valfino era finito a giudizio per presunta violenza verso la compagna. Per quanto riguarda il post-sisma, appuntamento questa mattina a Montorrio per la consegna delle casette SAE, taglio del nastro alla presenza delle autorità, annunciato anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso.
A Campli parla l'assessore Federico Agostinelli, più servizi ai cittadini con il nuovo piano regolatore. Agostinelli presenta le linee guida consegnate al comune per la variante al piano urbanistico. Dalla Val Vibrata, documenti falsi e anfore antiche in casa, un marittimo di Martinsicuro beccato dopo aver presentato una falsa certificazione da comandante. Deteneva illegalmente anche diverse armi da fuoco e munizioni senza averne alcun titolo. Eccoci al giallo della pittrice. La morte di Renata Rapposelli, Simone Santoleri, il figlio, trasferito nel carcere di Lanciano da quello di Castrogno. La decisione spiazza gli avvocati difensori, informati solo a cose fatte. Non capiamo le ragioni, siamo stupiti. Giulianova, la protezione civile ha una nuova casa, arriva finalmente l'affidamento della casa cantoniera da parte del comune. La giunta integra la convenzione con l'associazione che diventa un gruppo comunale. La cronaca ancora dalla provincia di Teramo, 12enne in bici investito da una moto, ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente che è avvenuto in Contrada Scarpone a Notaresco. La Honda del Centauro 28enne è stata sequestrata perché risultava priva di assicurazione. Sempre dalla provincia di Teramo, però parliamo adesso di politica con questo articolo. Silvia al voto, l'Amazzone si chiama fuori, lascia spazio ai giovani, respinte le richieste azzurre dei vertici provinciale, cioè Fanini e regionale Pagano, per la candidatura a sindaco. Roseto, l'assessore Frattari dice i ricorsi non aiutano il dialogo. Frattari critico per le scelte di operatori e opposizione su Tari e tassa turistica. Riguardo alla tassa sui rifiuti dice: non capisco le ragioni, visto che rispetto allo scorso anno abbiamo ridotto l'importo da incassare. Andiamo avanti adesso, possiamo andare direttamente alla pagina sportiva perché anche la città dedica ampio spazio al match di domani del campionato di Serie C tra San Benedettese e Teramo. Per quanto riguarda i biancorossi, favorito il modulo 3-5-2, si legge nel titolo. Il modulo con un centrocampo più folto sembra essere favorito, con De Grazia nel ruolo di play in vantaggio, sarebbe in vantaggio su Amadio. Venduti intanto alle 19 di ieri 267 tagliandi per il settore ospiti, dunque c'è attesa per questa sfida molto sentita che non vede un successo del Teramo allo stadio Riviera delle Palme dal 2011, era una sfida di Serie D, vinse il Teramo di Cappellacci per 3-1. Per quanto riguarda la sponda opposta, quella San Benedettese, il tecnico capuano ancora col fiato sospeso per le condizioni di Vittorio Esposito, che sarebbe a rischio per problemi alla schiena. Basket Serie C, Silver via ai playoff, la Teramo Spicchi affronta la pallacanestro Silvi, oggi si comincia confronto al meglio delle tre partite, gara 2 mercoledì sera al Pala Scapriano. E poi c'è il consueto speciale San Nicolò, un'intervista al fisioterapista biancazzurro Riccardo Fini alla vigilia del match impegnativo di domani in trasferta contro la San Giustese, che vale molto in chiave salvezza. Ultimo titolo, quello legato alla pallamano, Lions Teramo, da oggi ci si gioca la Serie A al via i playout che mettono in palio la salvezza. Primo impegno stasera a Bolzano contro l'Eppan. È tutto anche per il quotidiano La Città e andiamo a chiudere con il consueto sguardo sui siti di informazione, partendo da ml.it. In home page la notizia riguardante l'assoluzione in appello per i vertici, gli ex vertici della ASL di Teramo sul caso Roby Marga, cioè la promozione dell'urologo Roby Marga, ex assessore comunale, assolti gli ex vertici della ASL, si legge nel titolo. Barrassi, ex direttore generale, anche per la questione dell'uso improprio dell'auto blu. Con Barrassi sono stati assolti in appello anche, come abbiamo letto sui quotidiani, Camillo Antelli e Lucio Ambrosi. Altre notizie in apertura in home page su ML, una giornata rigenerante per chi ha scelto di fare cuppo, tra virgolette, dalla chemioterapia. La giornata
fuori dall'ospedale per i pazienti dell'oncologia di Teramo, tutti insieme in gita al santuario di Loreto. E poi invece il disagio creato ieri al traffico cittadino a Teramo per un incidente al passaggio a livello di Cartecchio con un camion che ha portato via una barriera appunto del passaggio a livello, generando il caos. E poi le diverse altre notizie di cronaca che abbiamo anche già visto dai quotidiani. Rapidamente a chiudere sulla home page di City Rumors, anche qui le varie notizie di cronaca. Notaresco, un ragazzo di 13 anni investito e trasferito in gravi condizioni al Mazzini di Teramo. All'Aquila, o meglio sul cratere aquilano, per quanto riguarda la restituzione delle tasse del terremoto, il governo concede un'altra proroga di 120 giorni. La notizia che riguarda Simone Santoleri, trasferito nel carcere di Lanciano da quello di Castrogno, stiamo parlando del giallo dell'attrice Renata Rapposelli. E infine a Martinsicuro, comandava una nave con false attestazioni, un marittimo denunciato perché in casa nascondeva anche armi e anfore antiche. È tutto per la nostra rassegna stampa, chiusa dunque con il consueto sguardo alle home page dei siti di informazione. Adesso ci fermiamo per un attimo e tra poco torneremo di nuovo insieme con la seconda parte di Prima Mattina.